inizio è iniziata Padova calcio a 5 Futsal Giorgione per la quarta giornata del campionato di Serie C1. Quindi Rasula difende bene, poi un pallone per Varotto, Varotto, il gol! Il gol di Varotto! E il Padova la sblocca così con assist di Rasula che mette Varotto tutto solo davanti al portiere e poi sta filata sotto l'incrocio. Il Padova è in vantaggio all'undicesimo minuto di gioco con Varotto, 1-0. Usalic. Ancora Usalic e il tiro con il destro, il palo clamoroso, ottima azione da parte di Usalic che si libera con il sinistro e va a sparare con il destro proprio sulla base del palo. Padova vicinissimo al 2-0. Il tocco su Cesari e c'è il pareggio, e c'è il pareggio del Giorgione con l'assist di Cesari per Duda che da pochi passi mette in rete e quindi il Giorgione arriva anche meritatamente, se vogliamo, al pareggio. Meggiorin, lo scambio si muove molto, adesso il palo a buona azione di Esteban, Esteban e gol! Il gol straordinario di Esteban che batte raso terra tra le gambe del portiere Fior e il Padova torna in vantaggio al settimo minuto e mezzo di gioco con Esteban che si è infilato nell'area avversaria, ha battuto il portiere in uscita in diagonale, 2-1 per il Padova, gol di Esteban. C'è il tiro, la botta, il gol! Il gol! Il gol di Capitan Carraro! L'avevamo detto che c'era lo spiraglio e proprio quello ha pescato Carraro. Gran botta in diagonale, nulla a fare per Fior, il 3-1 del Padova a 6 minuti e 57 secondi dal termine del match, 3-1. Tocco in mezzo, attenzione Trevisan, buon recupero da parte di Esteban, la porta è vuota! Esteban, bravissimo a recuperare questo pallone, a battere direttamente in porta con il portiere in movimento, nulla da fare con il Giorgione e quindi al 17esimo minuto Esteban realizza la sua doppietta. Fischia l'arbitro, parte Usalic, la botta e il palo, questa volta il palo nega la soddisfazione del gol a Usalic. 6 secondi al termine, siamo sul 4-1. Esteban che controlla, gestisce questi ultimi secondi, contro la rovescia, a parte il pubblico. Padova che vince 4-1 contro il Giorgione, torna alla vittoria, si rilancia in classifica, sale a 9 punti e quindi prosegue la corsa verso quello che è un obiettivo che sembrava irraggiungibile, ma forse questo obiettivo quest'anno potrebbe essere raggiunto, in primo luogo playoff e dopo chissà, chissà cosa potrà arrivare. Importante è essere tornati alla vittoria dopo il capitombolo di venerdì scorso. Padova a quota 9 in classifica, batte per 4-1 il Giorgione.